se noi a dicembre saremmo ancora in questa condizione, più che il mister avremo un cambio di giocatori, su questo non c'è dubbio. Fiducia a mister Mantelli, giocatori in discussione. È perentorio il presidente del Fiorenzuola Luigi Pinalli sul futuro della squadra costretta in corsa a ridimensionare gli obiettivi dai play-off alla salvezza. I rossoneri dopo il derby restano penultimi nella classifica che vede in testa il Piacenza, primo con 7 punti sul Lecco. Il francese Togordò, dopo anni tra i professionisti, ha sposato la causa biancorossa. Lottare per salvarsi o lottare per vincere, credo che sia più bello la seconda. Meglio scendere di categoria ma lottare per vincere. Esatto. Quindi. Nella puntata di ieri sera di Zona Calcio, condotta da Nicoletta Marenghi, con gli opinionisti Paolo Gentilotti, Corrado Todeschi e Marcello Tassi, ad analizzare la situazione del proprio Piacenza tornato alla vittoria contro la Pro Patria è stato l'attaccante spagnolo Jonathan Aspas. Abbiamo una bella rosa, però dopo la prima partita di campionato che siamo andati in difficoltà abbiamo preso una paura che secondo me la stiamo portando addosso, no? Dopo due sconfitte, dove abbiamo preso 7 gol ancora settimana scorsa, stiamo sempre lì un po' dubitativi la squadra, però. E come si fa a toglierla questa paura? Vincendo questa settimana, secondo me, contro una squadra come la Cremonese. Ospite in studio la Folgore, il cui obiettivo è la vittoria del campionato del girone B di terza categoria. È una responsabilità, però per me e per i giocatori comunque è uno stimolo. Perché settimanalmente sappiamo che bisogna fare bene, il gruppo è ottimo, i giocatori sono ottimi. Presente anche una delegazione femminile, fiore all'occhiello e grande orgoglio della società del presidente Speroni. A commentare la bella vittoria contro Picardo e Savore in promozione, in studio c'era una rappresentativa del gotico Garibaldina. Gli obiettivi rimangono quelli, sarebbe il massimo per noi riuscire a giocare almeno un'altra partita di play-off. Cosa abbastanza complicata perché il livello quest'anno si è alzato notevolmente rispetto all'anno scorso. Ha suscitato grande curiosità e attenzione la rubrica curata da Marzia Poletti, dedicata alle donne del calcio, che ha visto come protagonista Michela Campominosi, fidanzata del capitano del proprio Piacenza, Francesco Bini. In onda anche la Marcord con Gianni Rubini e Settimio Lucci. Le repliche di Zona Calcio andranno in onda il mercoledì alle 11, il giovedì alle 10.45 dalle 23, il venerdì alle 9.30 e il sabato alle 17.